John Bourne, ragazzi, John Bourne, non mi metto a fuoco come sempre, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi, a differenza di altri giorni, ho fatto già altri video un po' più precisi, un po' più specifici. Oggi ho deciso di fare un video per chiacchierare, per fare due chiacchiere. Ogni tanto mi capita, ogni tanto mi metto lì, dico oggi faccio due chiacchiere. Due settimanelle che sto cercando di riavvivare questo canale, di ogni tanto chiacchierare, specialmente in questo momento in cui di calcio si parla poco. Mi piace fare due chiacchiere, mi piace dirvi la mia su determinate situazioni. Anzi, vi dirò di più: se volete chiedermi qualcosa, me lo chiedete qua sotto, magari vi rispondo in un prossimo video, però non il calcio. Per quanto riguarda il calcio, abbiamo due canali, direi anche basta, no? Detto questo, come sta andando la quarantena? Innanzitutto lo chiedo a voi: come sta andando la quarantena? Io sto cercando di adeguarmi, non pensavo mai, 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 mai nella mia vita di riuscire a chiudermi a casa per così tanto tempo. Ora, eccetto la spesa, tra l'altro su Instagram molto spesso mi parlo un po' di quello che sto facendo quando vado a fare la spesa, metto dei post, delle stories divertenti. Non credevo, io ci ho segnato il giorno che abbiamo iniziato la quarantena, il giorno che ho iniziato la quarantena era il... Non lo trovo, pensate voi quanto tempo è? No, raga, è veramente tanto tempo. Giro, 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 è veramente tanto tempo, raga. 10.03. E quindi è passato tanto. Siamo quasi 2 mesi. È quasi 2 mesi che siamo chiusi in casa. Non credevo di riuscire a fare tutto questo, però vi dirò, a pensarci ovviamente, è un lavoro minimo rispetto a quello che in realtà stanno subendo chi sta male veramente e stanno facendo quelli che cercano di far star meglio tutti. Sembra che si stia andando verso la ripresa, il 5, il 4, il 5, quando è, si potrà finalmente, rivedere almeno i genitori. Io ve l'ho detto a più riprese, vivo da solo, quindi nel senso non vivo più con i miei genitori e quindi... Non ho la possibilità di vederli, a meno che ogni tanto non vadano a fare la spesa e passino a salutarmi da sotto, ma insomma io non ho la possibilità di vederli e sto cercando di combattere la noia in questa quarantena con diverse attività. Innanzitutto ho il biliardino. Avendo il biliardino, insomma, un pochino mi intrattengo. Video, video su video, cioè ovviamente guardo video, faccio video. Io di solito, vi dico la verità, raramente guardo YouTube, più che altro faccio, ma... Difficile che io mi intrattenga in video di YouTube, ultimamente sto guardando molto di più, ma per il semplice fatto... Che c'è poco, ok, c'è poco da fare. Ho scoperto il mondo della Switch e quindi la Switch mi intrattiene parecchio. Sto giocando magari a Mario, sto giocando a Just Dance, tra l'altro ci sto ballando, veramente cose dell'altro mondo. E poi per fortuna ho un terrazzino che mi permette di stare alla luce del sole. E vi dirò che mi sta svoltando il terrazzino perché quando sono tipo... Proprio aria al collo, come si dice, come con l'acqua alla gola, mi metto lì e mi rilassa enormemente stare là. Va detto che qua ci stanno così tante zanzare quando esci, ragazzi, che ti coprono dalla testa fino ai piedi. Però ti rilassa, ti fa stare tranquillo. Ho iniziato, tra l'altro, ho riniziato il percorso di dieta, ve ne avevo già parlato qua del mio percorso di dieta. Tra l'altro, adesso sto bevendo 3 litri di acqua al giorno, ragazzi, non faccio altro che bere, 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 bere. Ho più acqua intorno a me in questo momento, penso che una persona, non lo so, che riempie l'acqua, cioè che riempie le bottiglie di acqua di lavoro, però vabbè, ovviamente sta andando tutto molto bene, sto approfittando, tra l'altro qualcuno mi dirà tu sei pazzo, perché poi ovviamente chi sta a casa, cosa fai a casa? Magari tu adesso in questo momento stai mangiando, stai facendo i dolci, stai... Ho fatto quel percorso, inizialmente facevo un sacco di dolci, facevo la pizza, facevo il pane, poi ci ho detto adesso basta, adesso cominciamo a fare la dieta, tanto con il fatto che si esce poco, è vero che mangiare è una delle poche cose belle che si possono fare in questo momento, ma comunque qualcosa si trova sempre, io tipo mi allenavo tutti i giorni, un'oretta al giorno, in modo che appunto occupavo il tempo e poi mi tenevo in attività fisica, mi tenevo in allenamento. Però è anche vero che facendo poco sforzo, quindi muovendosi poco, stando sempre dentro casa, bene o male, facendo una sana alimentazione che comunque ti leva qualcosa inizialmente all'attacco, tu comunque un pochino, riesci a gestire le forze perché non è che devi andare da una parte o dall'altra, ma ti senti abbastanza tranquillo. Quindi secondo me questa è una cosa molto molto importante e farla adesso secondo me è stata una mossa intelligente. Sto giocando a FIFA più del solito, sto guardando delle serie TV, se vi va ne parliamo, sto guardando dei film, ogni sera sto guardando tra l'altro un film, quindi è una cosa che
che mi è nuova, perché io comunque sì, bene o male i film li ho sempre guardati, ma molto raramente rispetto magari a chi invece è proprio un cinofilo, chi guarda film, si dice cinofilo, magari mo io ti ho detto un insulto, chi magari guarda film in modo più costante, io questo sinceramente non lo faccio. Comunque volevo, non lo so, fare una chiacchierata con voi, sapere che cosa state facendo, voglio sapere cosa state facendo in questo momento, un video un po' così oggi pomeriggio, tranquillissimo, stasera in realtà, tranquillissimo. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, fatemi delle domande qua sotto, mi raccomando, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto, grazie per aver visto questo video, buon scialla all'Alene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.